Se c'è qualcuno che vuole la ricetta del brodo, poi gliela posso dare. Non la vuole nessuno, questa. Meglio evitare. Colpisce molto l'aneddoto del brodo, ci sono persone che desiderano questo brodo. Lo vogliono assaggiare, se potremmo cucinarlo in realtà. Prego, dì. No, no. Ma a chi è venuto in mente questa scena del brodo? Perché è molto, sì, è tutto, cioè, è successo a qualcuno È cucinata, veramente? diciamo. No, ma è successo realmente. Cioè, tutto il film è, sì, è la Improvvisata. sua infanzia. Lui ha anche degli aneddoti fantastici, perché Vabbè, lui io ha lavorato anche in un circo, non so se adesso ha cioè, voglia di. perché devi dire che fino a Treviso devi dire queste cose? Per dimostrare che avremmo potuto fare 59 film, ne abbiamo fatto uno solo, Ah, siamo questo è vero. stati discreti. Com'era la storia? Vabbè. No, del brodo. Del brodo. No, del brodo, vabbè, io. Allora, il discorso è che Sabina mi aveva raccomandato non uscire da no, questa cosa del brodo, ovviamente del passaporto, no, scherzo. No, è No, vero, è vero. lì, vabbè, io magari certe volte ci sono dei racconti che prendono spunto poi magari sono un po' romanzato, però secondo me in quel momento uno si doveva inventare qualche cosa per convincere una persona a ritrovare, diciamo, motivazione. E mi sembrava che questa del brodo proprio poteva essere perfetta perché non c'entrava nulla, assolutamente nulla. Perciò è faticoso convincere qualcuno quando non sai che cosa dire, parti con una storia che neanche tu sai bene dove può andare a finire, cerchi in qualche modo con un triplo salto mortale di non romperti completamente, diciamo. E in qualche modo devo dire che mi pare che poi sono riuscito a convincerla, ma solo perché era previsto, diciamo, dalla storia. Non credo, con questa storia del brodo, che non potrebbe convincere nessuno, penso, no? Però, insomma, ci stava bene come tentativo per convincere. Perciò nasce un po' improvvisata, ovviamente, ma sapendo che potevamo anche andare a parare in un pentolone, in qualche maniera, che comunque non consiglio a nessuno, francamente. L'ho imparata anche questa ricetta, se poi qualcuno vuole favorire, abbiamo. A te è piaciuto il brodo, no? Quello che ho fatto. Sì, no. I tenores ci hanno promesso, i tenores, il coro, ci hanno promesso di farci il brodo di pecora, che deve essere pure interessante. Adesso quando andiamo al nuovo, d'estate pare che sia particolarmente buono. Sì, Ci hanno d'estate. promesso, sì, non D'estate. potremmo rifiutare. Comunque, insomma, sì, il film è fatto, ogni scena aveva un canovaccio. Ed è vero che quella, la cosa che dice lui, che quando lui mi ha detto che dici se ti racconto questa cosa del brodo, io gli ho detto per favore no, non c'entra niente, non me la raccontare. Però quando poi l'ha raccontata, siccome c'erano delle regole di finta democrazia sul set, anziché tirarli, l'ho solo guardato molto male. E invece poi ci stava bene perché è proprio il contrario della morale del film. E quindi a me la cosa Surreale, c'è del surreale, che mi diciamo. convince questo film è che appunto non è come tutti, nei film normalmente c'è la presentazione, la crisi, la soluzione della crisi, qua invece Crisi. tutte le crisi sono sempre molto funzionali al messaggio dell'autore, tutto deve portare con una serie di coincidenze al finale, qua invece sono appunto tutta una crisi senza nessuna soluzione e poi alla fine si risolve lo stesso senza forzature meccaniche, per cui anzi dicendo anche il contrario, è proprio il senso del film, cioè, per quanto sia tutto molto complicato, una volta che si comincia ad avere delle relazioni umane significative, ci si mette a contatto con la realtà, le cose poi si risolvono, finché uno sta da solo nella sua testa, davanti alla televisione, peggio che mai. Si ha quel senso di panico che c'è anche all'inizio del film in cui si mette in discussione tutto perché sembra che niente abbia senso. Poi il film finisce e io, dopo tutto questo percorso, sembrava che fossi sola e invece vicino c'ho lui che doveva essere il punto debole del piano, invece dice una cosa che non c'entra niente e cambia, che non c'entra niente, anzi che è l'opposto di quello che sinceramente chiunque si vorrebbe sentire dire prima di andare in scena. Sì, ma Perché ho fatto un salto mortale, ho detto un buon bro, questo è un sì, ma buon bro. non l'hai aggiustata, non l'hai aggiustata con salto Non è convinto. posso dire una mortale. cosa? Eh beh. Vorrei dire che come pubblico mi sono sentito coinvolto in quella compagnia, quindi quasi ero un partecipante alle vostre, diciamo,
tentativi di mettere in piedi la scena, eccetera. Quindi ho apprezzato molto questo coinvolgimento personale, direi, in questo caso. Certo. Per me è stato molto bello questo aspetto del film. Vediamo se è vero. Corre sangue nelle vene, grande vento nella notte calda s'alzerà. Percepito da me, perché chiaramente ogni messaggio è percepito in modo individuale e singolare, è proprio la non chiusura, la non ricetta finale, a parte il brodo, la non ricetta, la non soluzione e la possibilità ad ognuno di noi, alla coscienza, di poter lavorare, di poter esprimersi, di poter creare un mondo migliore. Perfetto, no, mi sembrava bella di grazie.